Buona Pasqua, interisti, buona Pasqua, vi abbraccio a tutti. Buona Pasqua. Anche al clan di Pechino, mando un forte abbraccio. Alla fine della fiera, ragazzi, siamo tutti interisti. La battuta la ci sta sempre bene. L'importante è avere sempre rispetto e non oltrepassare il limite, limite invalicabile. Quindi ci siamo capiti. Su Twitter ci sono dei personaggi che vengono presi come punti di riferimento che non sanno nemmeno quello che dicono, perché ora c'è in auge questo fantomatico CDA. Innanzitutto bisogna partire da un presupposto, ovvero sia che come ho scritto anche su Twitter sempre stamattina, ragazzi, che gli Zhang non comandano neanche la loro azienda ormai, e quello lo si può vedere tranquillamente dalle quote in possesso. Alibaba, per esempio, ha un 24%, management CEO LTD ha il 27,2%, quindi Suning non comanda più nemmeno in casa sua. Stanno facendo passare questo CDA che con l'Inter non ha nulla a che vedere. Questo fantomatico CDA potrebbe riferirsi a qualsiasi società, Yangzhou International, per esempio, Grand Tower, senza nemmeno poi cosa ci sarebbe stato come argomento all'ordine del giorno. Loro sparano CDA sull'Inter, due CDA nel giro di poco giorno. CDA potrebbe essere stato quello di Alibaba o di Toaobao, e voi non lo sapete. Ma non è un CDA sull'Inter, non c'entra nulla sull'Inter, te lo dico anche perché non è un CDA che riguarda l'Inter, riguardante l'Inter. Ditelo come ti pare per fartelo entrare in testa. Perché in base a quello che scrivono, la società target decide cosa fare di se stessa, considerando poi che il PIC la riguarda solo indirettamente come oggetto di garanzia. Cioè qui non c'è nulla di Inter in questo CDA. Questo non è un CDA sull'Inter, potrebbe essere di chiunque, ma non è sull'Inter. Vi leggo anche un po', perché poi vedi, si confondono le idee, si fa cattiva informazione, si va a sciupare anche il lavoro di altre persone, perché basta che uno scriva: io sono il parente di quello, CDA in Cina sull'Inter. No, non è un CDA riguardante l'Inter. Dopo il video vi scriverò anche perché non è un CDA che riguarda l'Inter. Per quello, e poi ragazzi, questo è un video fatto soprattutto per farvi gli auguri di buona Pasqua. Finalmente, ieri ho visto un po' Fiorentina Milan. Fiorentina veramente poca roba. Domani tocca a noi. Finalmente è ripartito il campionato. Finalmente stiamo arrivando alla fine dell'era Zhang. E su questo sponsor ludopatico che si sta avvicinando all'Inter, a quanto pare, anche se io ragazzi non vedo nessunissima ufficialità, incitare la gente a rovinarsi la vita, secondo me non è giusto. Io non voglio, io sulla mia maglia non lo voglio quello sponsor lì, perché poi la pubblicità che funzione ha? La pubblicità ha la funzione di normalizzare un determinato consumo di un determinato prodotto. Poi in Italia, tra l'altro, c'è anche il divieto di pubblicità per quello che riguarda il gioco, è un po' come la pubblicità sul fumo. Ma non è che te mi dici: Giuse, ma se ci mettono qui Star Casino, non è che la gente va a giocare. Ma non è quello, è la funzione, è lo scopo che ha la pubblicità. Perché pagano fior fior di miliardi certe persone per mettersi anche delle maglie con delle scritte così? Perché la pubblicità ha la funzione di normalizzare un consumo di un determinato prodotto. Non c'è bisogno di essere esperti di marketing per capire una cosa semplice e così basilare. E io, quello sponsor che incita la gente a rovinarsi la vita sulla maglia dell'Inter, non ce lo voglio. Perché qualora venisse applicato quello sponsor, io la maglia o quello sponsor non la compro. La comprerò senza sponsor, vorrà dire. Ma di cosa stai ragionando? Oggi agnello, patate, antipasto, primo. Oggi si mangia, si beve, non me ne frega nulla dov'è i cinesi. Buona Pasqua a tutti, ragazzi. Ciao.